C'era una volta un cane da lavoro, e più precisamente da riporto in acqua. Ma se è vero che gli antenati dell'odierno barbone erano infaticabili cacciatori dall'aspetto rustico e dal carattere indomito, è anche vero che la selezione moderna ha lavorato solo per la creazione di un cane da compagnia, ottenendo una delle razze più amate e più diffuse nel mondo. Il barbone esiste in quattro taglie: grande mole, media mole, nano e toy, e in cinque colori: nero, bianco, grigio, marrone e albicocca. L'aspetto generale del barbone è quello di un cane armonico, mediolineo, dal caratteristico pelo ricciuto o cordato. La sua espressione è intelligente, sempre allerta, dà un'impressione di eleganza e fierezza. Alcune persone sostengono di non amare il barbone perché è un cane troppo artefatto. La sua complicata toilettatura gli dà un'aria troppo snob e lo rende meno simpatico di altri cani dal mantello più naturale. Queste persone però potrebbero ricredersi scoprendo che la toilettatura alla leoncina, da cui derivano quasi tutte le toilettature moderne, non è nata con scopi estetici, ma funzionali. Infatti aveva il solo scopo di rendere più agevole il lavoro in acqua. La toilettatura del barbone, insomma, non andrebbe vista come un abito da sera, ma piuttosto come la versione più raffinata di una tuta da meccanico. Il barbone dispone di due particolarità, una fisica e una psichica, che lo rendono perfettamente idoneo al ruolo di top model a quattro zampe. Quella fisica è un pelo che si adatta ad ogni acconciatura senza risentirne e senza rovinarsi, anzi, avvantaggiandosene per igiene e salute. Quella psichica è il fatto di aver raggiunto un tale rapporto di simbiosi con l'uomo da provare vera gioia in tutte le attività che lo vedono accanto a lui, comprese le sedute di toilettatura, che non subisce, ma a cui partecipa volentieri. Il barbone di un tempo non è molto diverso dal barbone di oggi. Continuano a piacergli molto la caccia, i cavalli, gli spazi aperti. Sulla ring può sembrare solo un cane elegante e sfizioso, ma in realtà lui è un irrefrenabile giocherellone che adora la compagnia dei suoi simili e quella delle persone. Si trova perfettamente a suo agio anche con i bambini, sia da cucciolo che da adulto. Si lascia portare al guinzaglio senza tirare, ama anche i giochi più scatenati e non si ribella mai, neanche quando il bambino diventa un feroce leopardo che lo aspetta al varco nell'erba alta. Solitamente è gentile anche con gli altri cani, cosa assai rara. Può convivere senza problemi con soggetti del suo stesso sesso. Se il padrone non lo trasforma in un viziato figlio unico e gli permette di vedere spesso i suoi simili, si instaureranno vere e proprie amicizie capaci di durare a lungo nel tempo. Talora sembra che il barbone capisca la lingua umana in tutte le sue sfumature, non limitandosi alle quattro o cinque parole che riguardano azioni precise. E quando non è d'accordo, interviene decisamente nella conversazione, dicendo la sua. Poiché questo succede abbastanza spesso, la razza è spesso definita abbaiona. In realtà il barbone è solo un grande oratore. Purtroppo lui capisce tutto ciò che diciamo, mentre noi non siamo in grado di capire il canese e non riusciamo a tradurre i suoi discorsi. Così lui è costretto a ripeterli mille volte. Il barbone non pone problemi di salute. Da buon cacciatore è un cane rustico che si ammala assai raramente e che vanta una vita media assai più lunga di quella degli altri cani. È un essere intelligente, sensibilissimo, con precise esigenze, che richiede cure e attenzioni forse superiori alla media, proprio perché intelligenza e sensibilità meritano di essere riconosciute e rispettate. In cambio delle nostre attenzioni, però, avremo la gioia di dividere la nostra vita con un amico impareggiabile. Potrà essere un compagno di giochi, uno sportivo o un piccolo clown. Potrà darci l'emozione della vittoria o rappresentare un ottimo antidoto allo stress. Potrà commuoverci e intenerirci. In qualche caso forse riuscirà ad esasperarci. Ma una cosa è certa. Sarà una presenza capace di riempire ogni attimo della nostra vita e di farci dimenticare la solitudine.